Noi siamo il popolo di Dio, lieto della sua vocazione, consapevole della sua dignità, della dignità di ogni uomo e di ogni donna, tutti figli per grazia. Noi sappiamo di essere convocati da ogni parte della terra per essere l'unica santa chiesa di Dio, umilmente fieri del nostro patrimonio inestimabile. Siamo la chiesa dei santi Ambrogio e Carlo, la chiesa ambrosiana. Noi viviamo nel tempo come pellegrini. Non abbiamo qui una città stabile, ma andiamo in cerca di quella futura e preghiamo ogni giorno dicendo: venga il tuo regno. Noi accogliamo oggi e tutti i giorni l'invito di uno dei sette angeli dell'Apocalisse: vieni, ti mostrerò la promessa sposa, la sposa dell'agnello. E così impariamo a sollevare lo sguardo per contemplare la città santa, la Gerusalemme che scende dal cielo. Ecco, condotti da queste parole, attratti da queste visioni, fiduciosi nelle promesse del Signore, custodendo il tesoro inestimabile della speranza, viviamo con lieta e operosa disponibilità l'obbedienza della fede. Chiediamo allo Spirito di illuminare i nostri passi, perché senza di Lui non possiamo fare niente, neppure possiamo sapere da che parte andare. Il Sinodo che vogliamo celebrare in questa forma che chiamiamo minore non è un insieme di riunioni per concludere con un documento che accontenti un po' tutti. È invece un modo di vivere il nostro pellegrinaggio con la responsabilità di prendere la direzione suggerita dallo Spirito di Dio perché la nostra comunità cristiana possa convertirsi per essere la tenda di Dio con gli uomini, la sposa adorna per il suo sposo. La docilità allo Spirito è disponibilità alla conversione. La conformazione al Signore Gesù e alla volontà del Padre non dà mai ragione a nessuno, non è mai una conferma rassicurante di quello che abbiamo già pensato e di quello che abbiamo già fatto. È sempre invito, chiamata, attrattiva, spinta per un oltre inesplorato. Tutti siamo in cammino, tutti dobbiamo convertirci, anche se queste parole e queste urgenze ci possono mettere di malumore invece che contagiarci con entusiasmo. Lo Spirito Consolatore abita in noi perché non ci lasciamo cadere le braccia. Noi, Santa Chiesa di Dio, non siamo una casa di accoglienza ben organizzata che concede generosa ospitalità ai passanti. Noi siamo un popolo in cammino, una casa in costruzione, una fraterna convivenza che vive un tempo di transizione che riguarda tutti e che riguarda tutto. La secolarizzazione e l'emarginazione del pensiero di Dio e della vita eterna, la situazione demografica, l'evoluzione della tecnologia, la problematica occupazionale, la liquidità
dei rapporti affettivi, l'interazione tra culture, etnie, tradizioni religiose e tanti altri aspetti contribuiscono a rendere complessa la domanda: come deve essere la nostra Chiesa per essere fedele alla volontà del Signore oggi, qui, in queste terre ambrosiane? Verso le genti che abitano le nostre terre, noi, discepoli del Signore, continuiamo a essere in debito, perché dobbiamo annunciare il Vangelo, perché dobbiamo metterci al servizio dell'edificazione di una comunità che sia attraente, come la città posta sulla cima della montagna. Tutti i discepoli del Signore hanno il compito di essere pietre vive di questo edificio spirituale. Tutti. Se alcuni di questi discepoli parlano altre lingue in modo più sciolto dell'italiano, se alcuni di questi discepoli celebrano feste e tradizione più consuete in altri paesi che nelle nostre terre, se amano liturgie più animate e festose di quelle abituali nelle nostre chiese, non per questo questi discepoli possono sottrarsi alla responsabilità di offrire il loro contributo per dare volto alla Chiesa che nasce dalle genti per potenza di Spirito Santo. Noi ci proponiamo di vivere questo cammino con l'espressione sinodo, consapevoli che lo Spirito parla con la voce di tutti e che il convergere nella comunione ecclesiale è il desiderio del medesimo Spirito che distribuisce i suoi doni a ciascuno per l'utilità comune. Il metodo sinodale vorrebbe essere uno stile abituale per ogni momento di Chiesa, sfidando la tendenza all'inerzia, l'inclinazione allo scetticismo, la comoda scelta della passività da parte di alcuni e la tentazione dell'autoritarismo da parte di altri. Noi, continuando la storia scritta dai nostri padri, vogliamo affermare con la loro stessa fierezza: siamo pronti a confrontarci con le sfide del nostro tempo. Siamo persuasi che possiamo sperimentare la forza dello stare insieme, del camminare insieme, nella docilità all'intenzione di Dio che si è compiuta nella Pasqua di Gesù. Quando sarò elevato da terra, attirerò tutti a me. Ci proponiamo di imparare a riconoscere dentro di noi le tracce di questo amore che attrae in modo inatteso e universale, riunificandoci in un popolo, donandoci pace. Abbiamo desiderio di imparare ad ascoltare, di imparare ad ascoltarci per discernere, per riuscire a percepire quanto sia reale e feconda la presenza dentro la storia del Dio di Gesù Cristo, superando lo smarrimento provocato dalle troppe parole, dagli stimoli disordinati, dai messaggi che saturano i nostri ambienti e ci stordiscono nella confusione. Intraprendiamo questo cammino con la persuasione
che noi per primi, le nostre istituzioni, le nostre strutture, tutto quello che facciamo, tutto quello che siamo, deve essere purificato dalla visione della Chiesa che l'angelo ci ispira. È a questa visione che vogliamo ispirarci, perché si rinnovi la giovinezza, la freschezza, la bellezza e l'attrattiva di questa Chiesa dalle genti. Tutti i battezzati nella Chiesa Cattolica, ma anche i battezzati in altre chiese e comunità cristiane, tutti sono chiamati a partecipare alla consultazione sinodale con spirito di fede. Per il discernimento ecclesiale, tutti gli uomini e le donne di buona volontà hanno il loro contributo da offrire, se vogliono, secondo le modalità che saranno indicate e secondo altre modalità che forse si riveleranno necessarie e praticabili, perché infine poi il vescovo possa esercitare il suo compito con sapienza e prudenza, con lungimiranza e coraggio, con umiltà e rispetto. Oggetto dell'esercizio di ascolto e discernimento sinodale sarà, come annunciato, la riscrittura del capitolo 14 del Sinodo diocesano 47, che era intitolato Pastorale degli Esteri. Sono convinto che questo lavoro di revisione delle modalità con cui la nostra Chiesa si configura, riconoscendo di essere Chiesa dalle genti, arricchita dalla presenza di tutti i cattolici, sarà un esercizio per maturare nella fede, nell'amore fraterno, nella carità, nella testimonianza. Abbiamo le nostre paure, le nostre esitazioni, le prospettive sono vaghe, incerte, le forze disponibili sembrano talora stanche, le questioni sono evidentemente complicate, le procedure possono logorare l'entusiasmo. Il documento preparatorio che sarà consegnato oggi ai membri dei consigli diocesani e distribuito poi in tutti coloro che vorranno partecipare, sarà la guida per mettere a fuoco la questione, per comprendere la posta in gioco, per concentrarsi sulle essenziali, per concludere alle poche decisioni corrette e prospettiche che farò mie perché la Chiesa di Milano sia Chiesa dalle genti. Il lavoro non sarà facile. Oggi celebriamo la giornata mondiale per i migranti e i rifugiati, ma questo sinodo non è sui migranti e i rifugiati, ma su una Chiesa di tutti, su come siamo, saremo la Chiesa dalle genti. Noi qui siamo in tanti e vi ringrazio della vostra presenza, ma non siamo abbastanza. Noi vogliamo raggiungere tutti. Io vorrei contare su di voi per raggiungere quelli che oggi non hanno potuto, non hanno voluto venire o quelli che non hanno neppure saputo che c'era questa convocazione per dare inizio al sinodo della Chiesa di Milano. Questa iniziativa ha raccolto, mi sembra, un facile consenso e incoraggiamento da parte di molti, anche dalla istituzione pubblica. Anche il sindaco ha fatto pervenire il suo augurio e lo ringrazio.
ma noi siamo convinti che è un lavoro che mette alla prova la nostra Chiesa e che incarica la nostra Chiesa anche di dire qualcosa alle istituzioni pubbliche, perché la società nasca da questa alleanza che tutti ci coinvolge. Noi ci troviamo in questa chiesa che è bellissima e antica, e io ringrazio perché sempre è ospitale. E questa chiesa che sembra così solida e tuttavia non ci esonera dal ritenerci una tenda piantata in mezzo al correre della storia, gente che non si attacca a quello che ha, ma che cammina verso là dove il Signore l'aspetta. Il lavoro non è facile e non possiamo immaginare di concluderlo trovando una ricetta che ci soddisfi. Dobbiamo metterci in ascolto e renderci disponibili alla conversione, ma noi siamo certi che la potenza dello Spirito si rivelerà presenza amica. Abbiamo fiducia che i nostri santi vescovi e confessori nella fede intercedono nella comunione dei santi. Siamo autorizzati dalla nostra storia ad affrontare con fierezza e scioltezza le sfide del presente e del futuro. Sentiamo che la Madonnina, dall'alto del Duomo, continua a benedirci e a intercedere per noi. E perciò noi, soprattutto, ci proponiamo di pregare e di pensare, di pregare e di parlare con franchezza, di pregare e di decidere, di pregare e di scrivere, di pregare e di sperare.